mercato Juve, se salta Allegri, spunta anche la lista dei prossimi colpi di mercato. L'argomento principale in casa bianconera, oltre ovviamente alla partita di ritorno di Champions League contro l'Atletico Madrid, rimane il futuro della panchina della vecchia signora. Futuro che passerà proprio dal risultato della sfida contro la squadra di Simeone, anche se Max Allegri potrebbe saltare a fine stagione anche in caso di risultato positivo. Come vi abbiamo già raccontato in questi ultimi giorni infatti, il rapporto tra Allegri e la dirigenza bianconera si sarebbe incrinato, non solo per gli ultimi risultati negativi e la scarsa qualità del gioco espresso dalla squadra in campo, ma anche per alcuni episodi importanti. Dall'incontro che sarebbe andato in scena tra Allegri e Marotta che avrebbe fatto infuriare Agnelli, allo slittamento dell'appuntamento tra l'allenatore livornese e il presidente bianconero che non sarebbe andato giù allo stesso Allegri. Insomma, di indizi che portano alla separazione tra le parti ce ne sono eccome, ma ora se ne sarebbero aggiunti anche altri e veramente significativi. La Juve infatti, dopo giorni di riflessione con tanti nomi in ballo, avrebbe già scelto su chi puntare per sostituire Max, sono due le opzioni caldissime e, oltretutto, sono già spuntate anche le liste dei colpi di mercato voluti dai prossimi possibili allenatori della Juventus. Ma andiamo con ordine. Ecco i due top manager scelti dai bianconeri e le loro liste di mercato con tutti i giocatori che sarebbero pronti a portare con loro a Torino. Partiamo dal primo nome accostato alla panchina bianconera, quello di Antonio Conte. Sembrava essere solo una suggestione, invece ora il ritorno dell'ex tecnico del Chelsea sembra sempre più possibile. Insieme a lui tornerebbe anche Andrea Pirlo come suo vice e, come riportato da Tuttosport, Conte avrebbe già le idee molto chiare per il prossimo calciomercato bianconero. L'allenatore leccese infatti sarebbe pronto a chiedere subito ben tre top player, eccoli. 1 grado, la prima richiesta di Conte sarebbe Federico Chiesa, che tanto piace dalle parti della Continassa già da tempo. Per qualità e caratteristiche, la stella della Fiorentina farebbe molto comodo ad Antonio. 2 grado, il secondo pallino di Conte sarebbe Paul Pogba, che con lui è esploso a grandissimi livelli a Torino, un fedelissimo per tornare a far sognare insieme i tifosi bianconeri. 3 grado, infine la terza richiesta dell'ex CT azzurro sarebbe Matthijs de Ligt, altro grande obiettivo di mercato della Juve. Un colpo per reparto dunque per rinforzare la rosa ideale per Conte. Ma, come anticipato in apertura, in ballo ci sarebbe anche una seconda opzione caldissima per sostituire Allegri sulla panchina della vecchia signora. Sempre secondo Tuttosport infatti, rimane in gioco la fortissima candidatura anche di Zinedine Zidane, che sarebbe il preferito di Agnelli. Se il francese finisse sulla panchina della Juventus, vorrebbe con sé alcuni giocatori di livello mondiale adatti al suo modulo, ecco di chi si tratta. 1 grado, il primo della sua lista di calciomercato sarebbe il trequartista Isco, che con lui ha fatto benissimo a Real Madrid. Non a caso, Paratici continua a marcare strettissimo il fantasista spagnolo in uscita dal Real. 2 grado, con l'arrivo di Zizou a Torino, si potrebbe sbloccare anche la trattativa per Marcelo. L'allenatore francese ha un grandissimo rapporto con il terzino sinistro, sempre nel mirino della Juventus. 3 grado, infine ci sarebbe una super richiesta da parte di Zidane per l'attacco, Lukaku del Manchester United, ritenuto la spalla perfetta di Cristiano Ronaldo. Ma non è ancora tutto per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, anzi.